a tutti, per Cane Caccia, come al solito, siamo a Villa Santa, al termine della partita odierna tra la squadra di casa e gli ospiti, di Gorgonzola. La partita è appena terminata con la vittoria degli ospiti, meritata. Ho con me i due allenatori, comincio con l'ospite, vincitore oggi. Coach, prima di tutto, devo farti complimenti. Perché mi è piaciuta molto la tua squadra, una squadra sicuramente di fisico e talento. Non solo per la partita di oggi, io ho fatto un parallelo con quella dell'andata e il talento non c'è tantissimo da insegnare a questi ragazzi qua, però ho notato un paio di gradini in più dal punto di vista soprattutto dell'intensità. All'andata a Villa Santa ha perso da voi nell'ultimo Non quarto, ma sì, secondo me, ma non perché ha fatto una super partita, ma perché i tuoi davano l'impressione che camminava un pochino. Stasera non ha camminato neanche nel riscaldamento, secondo me, quindi complimenti per la partita, sempre condotta. C'è stata comunque partita perché Villa Santa si era giocata tutta fino in fondo. Quindi è stata anche una partita gradevole da vedere. La pensi come me? Sì, intanto ringrazio perché gli allenatori, è vero che noi abbiamo dei giocatori che sicuramente fanno canestro e questo in alcuni momenti della partita, c'è poco da dire, risolve un po' di cose, quindi a noi secondo me stava come staff gestire due cose, il gruppo, perché comunque tanti giocatori che vogliono fare canestro, vogliono la palla in mano, non è semplice da mettere insieme e quello secondo me è stato abbastanza bravi, poi lo dirà nei numeri, però già all'inizio dell'anno quello è abbastanza andato bene. E poi la difesa, sicuramente l'intensità e l'organizzazione deve sopperire a quelle che un po', diciamo, sono le caratteristiche individuali che sono molto offensive dei giocatori. Ci stiamo lavorando tanto, è stato secondo me il motivo della nostra sconfitta con Basketta in casa, che io ho ancora ben presente, ed è stato il motivo delle ultime squadre due vittorie, però questa è anche quella con Rondinella, dove c'è da dire che abbiamo incontrato due squadre, secondo me molto intense, che non hanno mai mollato, nonostante noi due o tre spallate abbiamo provato a darle. Io mi sono arrabbiato molto perché secondo quarto noi, nonostante fossimo sopra di tanto, nonostante avessimo sbagliato dei contropiedi facili che la potevano, diciamo, quasi chiudere, ci siamo innervositi e questo non deve succedere, che se ci innervosiamo poi in attacco forziamo e in difesa difendiamo peggio. Quindi quello mi sono molto innervosito, però il terzo quarto poi hanno reagito bene, sono rientrati concentrati, per cui bene. È stato su questo discorso comunque anche abbiamo inserito oggi Dedè, era la prima partita che faceva e quindi quello poteva essere difficile perché comunque era un po', non era dentro gli schemi, ma ci aiuta sul discorso di essere più intensi perché all'inizio l'anno eravamo un po' tirati e quindi chiedere anche intensità, c'era un momento dove dovevi stare attento a chiederla perché rischiavi di fare il patatrac e infortuni e cose. Adesso si può pretendere un po' di più, quindi pretendiamo. Qui devo dire, rinnovo i complimenti, secondo me è una squadra, la tua, che se arriva credendoci, sì, credendoci ed in forma ai playoff, è una squadra estremamente pericolosa da incontrare, perché probabilmente del girone, se facciamo la somma pura del talento individuale, sicuramente una squadra estremamente interessante. Quindi se si riesce a Se si continuare con riesce l'intensità, corsa e questa aggressività anche in fase difensiva, come direte la vostra. Grazie. Grazie coach, passiamo a Ruggero. Sicuramente non contento Ruggero, perché una sconfitta non può renderti contento, però onestamente devo dire, anche nei commenti sugli spalti con chi avevo vicino, a me è piaciuta di più la squadra oggi rispetto a, per esempio, l'ultima vittoria di Manedo. Io ero più contento l'ultima Lo partita. so, non, ma infatti su questo non ci sono dubbi, però io No, no. vedo da fuori, oggettivamente abbiamo incontrato una squadra più forte di noi. Oggi mancava un pochino di atletismo, purtroppo forse proprio contro una squadra di questo tipo è dove manca di più Pagani, perché in Sì, ci quella. manca sempre, forse oggi Io particolarmente dicevo loro. proprio dal Sì, punto di vista strettamente certo. di Loro come.
gente che fisicamente noi facciamo fatica a contenere. E Manu per esuberanza fisica è a livello di Pizzoli e Pietro Buono, noi facciamo fatica a marcare. E guarda, cioè, se devo esaminare come è andata la partita, siamo partiti malissimo perché abbiamo concesso quello che avevamo deciso di non concedere, quindi credo che nei primi due minuti ha tirato quattro volte da soli da tre, per fortuna non li hanno messi tutti e quattro, però forse tre sì. E poi niente, ci siamo rimessi in carreggiata nel momento peggiore, perché come diceva Ska, nel secondo quarto noi siamo sprofondati anche, credo, meno, forse meno 12-14, poi siamo rientrati e con la bomba di Castiglioni pensavo che potessimo avere un po' di inerzia per il terzo quarto, infatti abbiamo fatto il primo canestro, poi l'inerzia è finita subito. Niente, non siamo mai riusciti a fare quello che volevamo sui pick and roll. Secondo me noi offensivamente avevamo bisogno di avere Capelli e Castiglioni insieme, ma difensivamente era impossibile da tenere. Secondo me mettersi a zona con loro, ci ho pensato un po', ma cioè, già fanno canestro quando c'hanno la gente davanti, con la zona o lo fai bene bene. Quindi non me la sono sentita, poteva essere un'arma da provare, ma ho preferito di no. E niente, loro credo che abbiano meritato, sicuramente hanno interpretato bene la partita, hanno interpretato bene il metro arbitrale, cosa che noi non riusciamo mai a fare. Noi alla fine questo discorso l'abbiamo già fatto un po' di volte, che non è una critica né all'arbitraggio, anche se mi piacerebbe farlo, né ai miei giocatori, anche se mi piacerebbe farlo, ma in alcuni momenti davvero abbiamo un'ingenuità clamorosa e non riusciamo mai a capire quello che, dove fin dove possiamo spingerci e dove invece dobbiamo tirare indietro le mani, cosa che invece i giocatori di Gorgonzola credo che siano maestri in questo. Abbiamo fatto la nostra partita, siamo usciti e rientrati più volte, il merito dei ragazzi è stato quello di sicuramente di non aver mollato, di essere rimasti aggrappati. Abbiamo costruito tante buone azioni, purtroppo tutte le volte che ci siamo avvicinati o abbiamo sbagliato un tiro aperto o in mente due palloni buttati direttamente sul fondo in una maniera, diciamo, superficiale o ingenua, mettiamola come volete, e siamo sempre stati puniti. Scusa, io mi concentrerei anche sui tantissimi tiri liberi sbagliati. Anche questo è vero. La partita onestamente si perdeva uguale, nel senso che Gorgonzola aveva in mano la partita, sì. Però non so, io però la sensazione, loro hanno sbagliato forse uno o due tiri liberi in tutto l'ultimo quarto, noi non abbiamo mai fatto più di uno su due, tirando 15 tirando, o 16. Tirando, esatto, tirando 16 un sacco di liberi. Vabbè, comunque sono tanti, credo che un 2 su 2 oggi si sia visto. E che tra l'altro abbiamo anche attaccato, quindi di solito noi in lunetta non ci andiamo così tanto. Oggi abbiamo anche un po' attaccato e in lunetta ci siamo andati, purtroppo abbiamo sbagliato tutti, tanti, come abbiamo sbagliato non tanto dei tiri, perché vabbè quelli ci sta, facciamo la C-Silver, anche se quelle di Gorgonzola ogni tanto non se lo ricordano. Ce n'è qualcuno che secondo me potrebbe giocare tranquillamente. Comunque secondo me quello che ci è mancato un po' è le scelte, la comunicazione in difesa e alcune soluzioni da trovare di più in attacco, che ogni tanto ci sono sfuggito, ovviamente qualche contropiede gestito malissimo e qualche azione importante dove anche grazie o per colpa, dipende dai punti di vista, della difesa di Gorgonzola abbiamo fatto fatica ad andare dove volevamo. Oggi ci è mancato qualche giocatore in fase realizzativa e purtroppo noi non possiamo permettercelo, e nelle ultime tre partite che abbiamo vinto invece abbiamo sempre trovato qualche protagonista inatteso, perché suona male, però che magari non è uno da 12-15, diciamo, e abbiamo avuto una discreta costante dai nostri punti di riferimento. Oggi forse, soprattutto in proporzione al numero dei tiri presi, delle palle toccate,
e delle azioni che abbiamo fatto, forse magari 69 oggi, che poi è la nostra media, anzi forse sopra la nostra media, forse oggi si poteva fare qualcosina in più, invece i loro 79, forse, guarda, mi viene anche da dire che nonostante degli errori pacchiani in alcuni momenti su, come ho detto prima, mancanza di comunicazione, lasciando liberi, credo almeno un paio di volte parlato e un paio di volte Benaduce, che ci sono costati 12 punti, e poi è tutto lì, cioè loro sono stati fenomenali nel punire tutti i nostri errori, noi invece in questo siamo stati un po' deficitari. La partita, loro sono secondi, noi siamo decimi, noni, undicesimi, siamo in quella zona lì, dodicesimi, non si capisce, ogni partita diversa. Secondo me, come dicevi te, probabilmente, magari mi piace pensare che i valori al completo non siano così distanti, però secondo me loro hanno ampiamente dimostrato di meritarsi la posizione di classifica che hanno. E quindi complimenti a Ska, complimenti ai suoi giocatori, e noi invece ci rimbocchiamo le maniche e vediamo settimana prossima. Ma guarda, di rifarci con Mandello. Guarda, se giocando così, come comunque la squadra si sta applicando nelle ultime settimane, secondo me non ci sono moltissime altre squadre in campionato con quello che ha Gorgonzola, che ha fatto delle cose. No, questo sì, sicuramente siamo in crescita, ci manca ancora qualcosina, vediamo di trovarlo strada facendo. Va bene, voi continuate a seguirci, così vediamo se Ruggero riesce a vincere qualche partita in casa. Purtroppo è vero. Grazie per la frecciatina. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao.